Ti rendo grazie, Signore, per il conforto della tua presenza, anche nella solitudine, se la mia speranza, la mia fiducia, fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza, tu sei. Ti ringrazio per avermi donato una famiglia e per la benedizione di una lunga vita. Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me. Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami. Accresci, Signore, la mia fede. Rendimi uno strumento della tua pace. Insegnami ad accogliere chi soffre più di me, a non smettere di sognare e a narrare le tue meraviglie alle nuove generazioni. Proteggi e guida Papa Francesco e la Chiesa, perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare il mondo perché si plachi la tempesta della pandemia, i poveri siano consolati e termini ogni guerra. Sostienimi nella debolezza e donami di vivere in pienezza ogni istante che mi doni, nella certezza che sei con me ogni giorno, fino alla fine del mondo. Amen. Signore Dio onnipotente, benedici i nostri nonni con una lunga vita, felicità e salute. Possano rimanere costanti nel tuo amore ed essere segni viventi della tua presenza per i loro figli e nipoti. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.